Prima la Thailandia e poi il Giappone fino al 26 novembre. È la missione pastorale global di Papa Francesco. Il primo gesuita al soglio di San Pietro non poteva proprio farsi mancare una tappa del suo pontificato in Asia. Molti sono i legami storici tra l'ordine fondato da Sant'Ignazio di Loyola e l'Estremo Oriente, ma in gioco c'è l'antagonismo evangelizzatore tra cattolici e protestanti, in paesi dove i cristiani sono una piccola minoranza. Le relazioni tra il Vaticano e la monarchia del Siam sono eccellenti e il dialogo interreligioso con i buddhisti procede da secoli senza grandi conflitti, ma in una fredda diffidenza, soprattutto per il successo che hanno i discepoli delle dottrine di Siddhartha in terre tradizionalmente cattoliche e cristiane. In Giappone il Papa visiterà Hiroshima e Nagasaki, le due città devastate nel 1945 dai primi e auspicabilmente ultimi attacchi atomici della storia. Particolarmente atteso il suo discorso a Hiroshima.